due giorni di distanza dal successo nella gara inaugurale, oggi seconda giornata alla Viareggio Cup, siamo all'Arderello, nell'entroterra pisano, contro la Ternana. Il Bologna di Troise torna in campo, avversari e le Fere battute nella partita inaugurale 1-0 dal Viareggio. In campo lunedì aveva cambiato la partita e oggi l'hai proprio decisa. Finora sei protagonista assoluto di questo Viareggio. Diciamo che sono contento di come ero entrato lunedì, e un po' meno della prestazione di oggi, anche se per fortuna è arrivato il gol e quindi sono felice sia per la vittoria della squadra, che ci permette di essere ancora a punteggio pieno e di arrivare alla partita di venerdì carichi, pronti a chiudere il girone del Viareggio in testa. Senza fare calcoli, venerdì per vincere ancora? Assolutamente sì, si gioca sempre per vincere e giocheremo anche contro il Viareggio con la stessa filosofia. Una partita non semplice, combattuta, il mister ha cambiato molto rispetto a lunedì, alla fine è arrivata un'altra vittoria importante, siamo a punteggio pieno e siamo tra i protagonisti di questa manifestazione. Sì, siamo contenti, sapevamo che non sarebbe stato facile perché comunque Ternana era un po' l'ultima spiaggia per loro per potersi qualificare. Squadra che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo e partita caratterizzata nel primo tempo da un vento che ci ha messo un po' in difficoltà, poi nel secondo tempo i cambi, ma come diciamo sempre, insomma, è una rosa importante questa e siamo riusciti a vincere, credo anche meritatamente. Nei piani del Bologna come si inserisce questo torneo in un momento del campionato in cui siamo alle battute finali, manca poco la certezza matematica del ritorno in A1 e il campionato ora si è fermato per venire qui? Ma per noi è chiaro che il campionato rimane l'obiettivo più importante. Questo torneo è un momento dove dobbiamo cercare di divertirci, di andare il più avanti possibile e cercare di mettere anche in luce tutti i nostri talenti.